Partiti i lavori di un'opera di cui si parla da parecchio tempo, un progetto iniziato forse un decennio fa, tanti problemi, siete riusciti a sbloccarlo e finalmente, insomma, il primo parcheggio che dovrebbe essere decente, tra l'altro anche con una veste particolarmente graziosa, è un altro sottolinea. Sì, in realtà più di un decennio fa, parliamo del 2003, inizia lì questo percorso. Oggi, dopo una serie di interlocuzioni anche con le proprietà, siamo riusciti a iniziare questo importante cantiere che appunto rappresenta il primo parcheggio pubblico ad Alcavo Marina, e quindi ci confidiamo sul fatto di poter continuare a lavorare su questa scia. Verrà quindi un parcheggio qui, una parte sottolinea, abbiamo pensato quindi non solo alle auto ma anche a spazi per le bici, ci sarà una rientranza per consentire anche agli autobus di sostare, quindi verde, illuminazione nuova. Siamo molto contenti e pensiamo, avendo avuto questa mattina questo momento anche di confronto con la direzione dei lavori e con l'impresa, che nel giro di 3 mesi circa, 4, insomma, con il prossimo autunno riusciremo certamente a poterlo inaugurare. Bene, Alcavo Marina è sempre al centro dei programmi elettorali di tutti quanti. E adesso avete fatto anche il marciapiede, però con il marciapiede si restringe un po' la carreggiata, ovviamente, sempre il solito problema, parcheggi eccetera. Ma effettivamente pensi, dopo 4 anni di amministrazione, che si possa fare qualcosa per Alcavo Marina? Perché io, che sono pessimista, dico l'unica cosa da fare sarebbe bombardamento e ricostruire tutto da capo. Beh, noi credo che abbiamo il dovere intanto di guardare al futuro e di essere ottimisti e guardare le potenzialità. Il marciapiede va in questa direzione, perché era veramente assurdo che una località che si popola d'estate con gente che va a mare, quindi significa tante famiglie, pensiamo ai portatori di disabilità, insomma, che avevano necessità di percorrere in sicurezza questa litoranea. Io credo, anzi, abbiamo già in cantiere un altro straccio del marciapiede, bisogna continuare su questa scia e credo che Alcavo Marina può diventare un punto di riferimento soprattutto per il turismo familiare. Da questo punto di vista è fondamentale quindi creare i servizi come parcheggi, altri se ne possono senz'altro fare, stiamo valutando le zone in cui poter programmare appunto nuovi interventi pubblici o anche eventualmente anche dei privati, secondo naturalmente le linee del PRG. E poi naturalmente abbiamo nel cassetto un'altra importante idea che è stata finanziata peraltro già dalla regione con fondi europei, che è quella di una passerella in una prima parte di Alcavo Marina. Provarci è importante, però dicevi una cosa importante, i servizi, me ne vengono due in mente così, servizio bancomat, ufficio postale stagionale, che se si vogliono regalare davvero vivibilità non si può prescindere da questo. Certamente sì, sul bancomat avevamo avuto delle interlocuzioni con le banche del territorio, purtroppo non l'hanno reputato al momento conveniente la collocazione, però credo che anche lì, dando segnali importanti come quelli che stiamo iniziando a dare negli anni, sicuramente tutti gli altri enti, come può essere ad esempio le Poste Italiane, potrebbero venirci incontro e certamente creare le condizioni per attrarre sempre di più non solo i turisti ma anche gli stessi alcamesi, perché ricordiamoci ci sono diverse centinaia di persone che tutto l'anno vivono e risiedono ad Alcavo Marina.